Buongiorno e bentornati nel mio canale. Come state? Allora, oggi è venerdì 30 luglio, sono all'incirca le 19, siamo in fase di addormentamento dei gemelli. Approfitto per fare video dei prodotti finiti. Questo è il terzo video che vi registro oggi, quindi probabilmente se sentite sempre la stessa data è per quello. Strano ma vero, ho un po' di autonomia e ne approfitto. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare come sempre tutti i nuovi iscritti, tutti coloro che mi lasciano un buon commentino. E stiamo crescendo, stiamo diventando sempre di più. Per me è veramente impossibile da credere perché comunque abbiamo superato i 2000 iscritti e non me lo sarei mai immaginato. Quindi veramente vi ringrazio, soprattutto tante ragazze che mi lasciano sempre dei commenti veramente belli e dolci, anche su Instagram in direct. E vi ricordo, io sono Adriana Channel YB per chi non lo sapesse. Allora, iniziamo subito. Non sono tantissime, ma insomma, sono sì, quasi tutti mi ci sono trovata bene. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere il Mon Amour. Questo qui è il profumo mio preferito in assoluto. Ultimamente un po' che non vado da Tigotà perché comunque non riesco perché comunque con i gemelli non è facile riuscire a fare tutto e quindi diciamo che mi accontento di andare dove riesco ad andare, diciamo così. E quindi ultimamente non vedete l'ammorbidente dell'Home Circus, ma mi manca veramente tanto. Spero di riuscire presto ad andare a prenderne un po' di flaconi perché comunque viene 1,39, quindi si può fare benissimo scorta. Comunque questo qui, per chi comunque vedesse per la prima volta i miei video, è uno dei miei ammorbidenti in assoluto preferito, un profumo veramente persistente, soprattutto quando lavate magari le tende e le riappendete bagnate. Questo qui lascia in mano un profumo che è veramente celestiale a dir poco, secondo me. Quindi assolutamente. Prezzo fisso 3,45 euro, ogni tanto si trova in offerta in diversi punti vendita e bisogna approfittare. Sto provando, ma non l'ho ancora finito, il nuovo Mon Amour ammorbidente con azione igienizzante, con praticamente il cuore verde chiaro che utilizzo per lavare i capi dei gemelli, perché questo qui è un profumo secondo me troppo forte per loro, potrebbe magari dare fastidio, mentre questo qua che sto testando veramente è buonissimo. Ve lo farò vedere nel prossimo video dei prodotti finiti. E anche quello là costa 3,45 e ha in più l'azione igienizzante, per cui secondo me non serve utilizzare anche l'additivo in più. Comunque questo, dopo 3 minuti che ne parlo, ultra promosso se non si era capito. Poi finito mamma mia, questo qua mi è piaciuto tantissimo, super sgrassatore profumo di Marsiglia della Cif, pagato in offerta 1,39 euro, ce n'è ancora tanto tanto così, ma mi sento di dirvelo perché veramente è buonissimo, pulisce benissimo e lascia proprio quella sensazione di pulito e profumato. Soprattutto ha un profumo molto molto buono e si sente tanto, ma rimane comunque delicato perché comunque avendo i piccoli non utilizzo più gli odori alla candeggina perché secondo me rimangono e sono troppo forti. Comunque trovato in offerta 1,39 euro, altrimenti mi pare prezzo fisso 1,89 euro, non vorrei sbagliare. Poi terminato, questo qui è proprio vecchio, uno sgrassatore con candeggina Home Circus preso al Tigotà, il loro marchio economico. L'avevo preso penso proprio all'inizio, quando penso ancora quando ero incinta, perché anche in gravidanza non riuscivo a tollerare l'odore di candeggina. Questo qui proprio c'è voluto tanto per finirlo. In ogni caso, ora che comunque tollero nuovamente l'odore di candeggina, non mi ha fatto impazzire. Strano ma vero, perché l'Home Circus secondo me è un'ottima sottomarca che non ha nulla da invidiare ai marchi più grandi. Questo qui però no, non mi è piaciuto tanto, si sente tantissimo la candeggina ed è stato utilizzato soprattutto in bagno per riuscire a finirlo. Terminato bagnoschiuma Bionsen, pagato meno di 2 euro, buonissimo veramente, non vedo l'ora di riprenderlo, voglio provarlo anche in verde, 750 ml ed è veramente buono. Questo è Nathan, quindi più reale di così questo video non si può. E
E niente, insomma, questo qua ultra ultra promosso. Poi terminato. Bene, si sono svegliati. Terminato questa super ricarica di sapone liquido comprato alle Sirene Blu, pagato 99 centesimi, anche questo qua veramente buono, ve lo consiglio. Terminati i microclismi per bambini pagati 1,80 euro alla Coop, 6 pezzi, anche questo qua super consigliato, mi ci trovo molto bene, nulla da togliere a quelli della farmacia, questi costano semplicemente meno e all'interno hanno camomilla e malva, quindi sono ultra delicati. Terminato questo sapone liquido pagato 1,39 euro, preso al CRAI, mi piaceva troppo, soprattutto per la scritta, comunque veramente molto buona, cremosa, profumo di glicerina, quindi super consigliato anche questo. Questo qui era qua dentro, non so come mai si è tolto. Poi terminato lo shampoo marchio Coop, capelli normali fortificante e tonificante al limone, ha un profumo veramente buono, pagato 1,39 euro, anche questo qua è veramente super promosso, ve lo consiglio, ne ho abbinato anche il balsamo, mi muovo perché l'autonomia è finita. Quasi terminato, ma ce l'avevo veramente da tantissimo, questo prodotto per i capelli, pagato 6,90 euro della L'Oreal, mi è piaciuto, ma ho preferito quello in versione rosa che praticamente tiene ancora di più i capelli. Questo qui ha un buon profumo ed è tipo un gel, ma rimane molto più delicato, quindi comunque mi sento di promuoverlo. La solita tinta che vi faccio sempre vedere della Revlon, senza ammoniaca, 3,95 euro prezzo pieno, e anche questa ultra ultra promossa, secondo me queste della Revlon sono molto molto buone. Salvitine Pamper Sole Luna del marchio Pamper Sole Luna, appunto, pagate 99 centesimi, le uso per i gemellini, veramente molto buono. Ora ha cambiato anche il packaging, in più ci sono i codici per partecipare alla raccolta punti se avete scaricato l'app. Poi finite 1, 2, 3 confezioni delle salviette Yabel, scusate, al prezzo di 99 centesimi, ce ne sono 72, secondo me sono ancora meglio di queste qua che ce ne dentro un po' meno, super consigliate. Terminata questa crema viso del marchio Genera, pagato 2,50 euro preso al tulipano, mi è piaciuta molto, ricorda molto l'aleocrema ma è molto più leggera, quindi io vi consiglierei di provare questo marchio perché secondo me è sottovalutato ma è molto buono, idratante, ma c'è anche per pelli miste ed altri marchi. E prende le sembianze del papà, scusate. Terminato questo neolatte per bambini, mi ci sto trovando molto bene, al bifidus dentro, i miei figli comunque soffrono di coliche, ma in ogni caso mi piace molto come quello dell'Umana anticolica, solo che costa meno, 11,95. Poi terminati questi pannolini del marchio Profar, presi in farmacia, 2,5 kg, 40 pezzi, 4,95 euro, mi ci sono trovata bene. Non mi hanno fatto impazzire, però insomma per neonato quando sono ancora piccolini sono andati più che bene, quindi anche questi promossi. Terminato shampoo e bagno schiuma marchio Bionsen che aveva preso Alex, questo è veramente buono, l'ho provato anch'io, rimane molto fresco, quindi 99 centesimi. Terminato dentifricio pasta del capitano per 85 centesimi, anche questo qui è tra i miei preferiti, e questa qui la devo valutare come la spugna dell'anno, costa sui 5 euro, me l'aveva regalato la mia amica nel regalo che mi aveva fatto dei prodotti Mustela, e non avendola mai provata e comprata ho capito comunque perché costa 5 euro, cioè questa qui io l'ho usata 2 mesi ed è veramente ottima, è super delicata, soprattutto per il viso dei bimbi. L'ho usata per tutti e due e mi ci sono trovata da Dio, quindi penso proprio che la ricomprerò. Vale tutti i soldi che ho visto che costa, insomma, 5 euro per una spugna, ho sempre pensato è tanto, ma vale la pena.
basta. Quindi i prodotti sono finiti. Scusate se l'ho fatto ultra rapido, ma i gemelli si sono svegliati, quindi ora ricomincia tutto il tran tran. Sono quasi le 7:20 di sera. E nulla, insomma, vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!